Dei ed eroi esistono. Ci aspettano a palazzo. Il divino Apollo è da sempre nome tutelare di Palazzo Leoni Montanari. La sua presenza oracolare ci accoglie nella loggia e ci accompagna al suo interno come protagonista dei cicli di affreschi nel salone a lui dedicato e nella sala delle muse. Dio della giovinezza che sempre si rinnova, la bellezza luminosa di Apollo, la cui chioma sciolta copre le larghe spalle, si irradia ogni epifania. Nessuno tra gli dei possiede tante arti come Apollo, messaggero degli infallibili disegni di Zeus, signore degli oracoli, maestro indiscusso e crudele nell'uso dell'arco e delle frecce. Dismessi i panni del Vendicatore, offre però la sua natura più soave, attraverso la poesia e il canto, accompagnandosi abilmente con il suono di una cetra. Sono l'insolenza e la superbia degli uomini che scatenano le punizioni più atroci, come nel caso della strage dei Niobidi, in cui Apollo, aiutato dalla sorella Artemide, scatena una pioggia di dardi per uccidere l'intera progenie di Niobe. La principessa si era vantata della sua fecondità con Latona, madre dei due fratelli divini. Un atto di ibris intollerabile che prevede un castigo esemplare: assistere all'uccisione violenta dei suoi 14 figli. Sorte non meno tragica spetta al satiro Marsia, abile suonatore dell'aulos, strumento a fiato divino e inventato da Atena, che però lo gettò non potendo sopportare che la sua bellezza si deformasse nell'atto di suonarlo. Raccolto lo strumento, Marsia ne divenne un virtuoso, al punto da sfidare Apollo in un agone musicale con le muse chiamate a giudizio. La vittoria spetterà ad Apollo, che solo con uno stratagemma ebbe la meglio. Il dio, intonando un canto e accompagnandosi con la cetra, mette in condizione Marsia di non poterlo imitare. Sconfitto, il satiro subisce un'atroce punizione. Legato a un albero per non fuggire, sarà scorticato vivo. Queste e altre storie vi attendono alla mostra Mito, Dei ed Eroi. Una vera immersione nella bellezza, un viaggio che vi condurrà sulle sacre cime del Parnaso. Sarà proprio il divino Apollo a scortarci con il suo cocchio reale tra i bagliori della dimora delle Muse.